Salve a tutti ragazzi, io sono Squaller e eccoci su Digimon World 3. Allora, dopo aver affrontato quel dannatissimo Digimon che non voleva morire mai, dobbiamo cercare di capire cosa dobbiamo fare. Lisa, hai qualcosa da dirmi? Il sistema matrice non si muove, perché? Forse il programma di disturbo di Kart è in funzione? Se riportiamo Kart, possiamo sistemare il programma? Kate sta cercando come trasformare gli Oinkmon. Ok, quindi non possiamo tornare, chissà perché. La sala della matrice non si muove, che succede? Ancora non sappiamo come ritrasformare tutti da Oinkmon. Kate ci sta provando a Qinglong. Ok, dobbiamo andare a Qinglong. Almeno un'info, dai, ok. Tu hai qualcosa da dirmi? Abbiamo battuto l'ufficiale capo, ma stiamo attenti. Non sappiamo quanti ne restano di loro. Abbiamo battuto l'ufficiale capo. Abbiamo. Facciamo che l'ho battuto l'ufficiale capo. E tra parentesi, voglio andare a vedere se è imprigionato come si deve. Non si sa mai che esce, così se la pensa, si va a fare due passi. Però è pieno di soldati. Aumentare nei controlli. Non succederà mai più. Era magari ora. Abbiamo lasciato il centro amministrativo sguarnito. Dobbiamo aumentare i controlli ora. Prego, aumentate i controlli. Qua c'è per caso ancora la stanza segreta? No, è assolutamente chiusa. Ok, non ci dà le informazioni. Pensavo di poter entrare in questa stanza. Magari un oggetto nascosto, qualcosa da raccattare. Non si sa mai, non si sa mai. Andiamo in prigione, vediamo che fine ha fatto sto tizio. Teoricamente è messo in prigione. Salve. Non mi dice nulla? È tranquillo là con i suoi due amichetti? Ok, va bene. Pensavo mi dicesse qualcosa riguardo al discorso che ci aveva fatto. Non riuscirai a batterlo, chissà che se sei più forte tu o lui. Pensavo ci avrebbe rivelato qualcosa e invece nulla. Beh, a questo punto qua non abbiamo altro da fare, dobbiamo andare a Qinglong, quella che si trova qua in questa regione, giusto? O è quella del settore sud? Non ricordo assolutamente. Siamo nel luogo giusto? Qinglong, ok. Adesso dobbiamo capire cosa fare. Sei il domatore che ha sconfitto l'ufficiale capo? Vieni, riposati. Ok, grazie. Guarda questo bel paesaggio. I problemi con la OA sono solo un ricordo. Ok. Ma io che devo fare? Dov'è Kate? Dovrebbe esserci Kate, eccolo qua. Ho trovato la macchina che fa tornare normali, ma c'è poca energia, non funziona bene. Oddio, che cosa facciamo ora? Perché me lo chiedi a me? E quindi, che cosa facciamo ora? Basta? Stop? Scusa, ma mi date delle info, qualcuno mi dia delle info. Produciamo energia con i mulini a vento, se c'è vento dovrebbero funzionare. Batterò la OA, Ma che batti la OA? Ti fa male pure la schiena. Kart esagera sempre. Andrà tutto bene, lo so. Abbiamo battuto la OA. Ancora con questa cosa abbiamo battuto, l'ho battuta io la OA. Qualcosa non mi torna. Spero che non accada niente, no, adesso esplodiamo tutti quanti male. Che diavolo devo fare? Mulini al vento? Energia? Qua non ce n'è vento? E il mulino non gira, guardate, è fermo. Sta fermo. Questa è la torre vento? Torre del vento?
settore fortunale. Cioè, sentite che c'è questo fruscio, no? E qua solitamente c'è un Digimon che è Aerdramon. Però effettivamente sta nell'altra torre Aerdramon, nell'altra città. Vedete, sono fermi i mulini. Che devo chiedere aiuto a Aerdramon nell'altra città? Però perché non specificano le cose? Devo tornare indietro ad Amaterasu intanto? Beh, qua non c'è nulla di utile. Proviamo a tornare ad Amaterasu, non lo so. Ad Amaterasu nulla. Quindi siamo arrivati qua nel server di Asuka e spero che sia qua. Perché se non è qua che dobbiamo andare, non ho la più pallida idea di cosa devo fare. Qua vedete, i mulini girano. Mentre nelle altre città i mulini non girano, quindi quale energia c'è? Ora, a me viene da andare qua dentro perché io ricordo qualcosa con sto Digimon, tipo che si sposta e se ne va da qualche altra parte, però effettivamente sta dormendo, si sveglia, dobbiamo combattere contro di lui, non ricordo assolutamente nulla. Oh, qualcosa sta succedendo. Ehi, Aerdramon, ti chiedo un favore. Sta dormendo malissimo. Puoi andare alla città di Quinlong e soffiare del vento? Ok, ok. Non abbiamo energia sufficiente per ritrasformare tutti. Aerdramon, svegliati, avanti, sveglia! Aiutati, avanti, svegliati. Insomma, l'asiamo. Non si sveglia. Lanciami una secchiata di acqua in faccia. Non credo che sia possibile. Ok, troverò un altro modo. Quale? Dove stiamo andando? No, non mi sto muovendo io, sta facendo tutto lui. Però in realtà si sta svegliando. Sta facendo solo finta di dormire. Infatti, non c'è più. Ok. Perché dovete fare queste cose che uno, se magari non ci fa caso, perde il controllo, quindi devo tornare indietro? Ok, no, perché fanno così, ma ora che devo fare? Vado di qua, vado di là, non ne ho la più pallida idea. Teoricamente devo tornare indietro in questa città. È stressante questo gioco, ti fa fare avanti e indietro. C'è per caso un buco che magari proviamo? Dovrebbe esserci un buco da ste parti. Voglio vedere se magari con il buco riusciamo a sbrigarci, a fare prima, perché onestamente tornare nuovamente al settore sud è un casino. C'è un buco da queste parti, mi ricordo che c'era un buco da queste parti, dai. Ecco, stava qua il buco, ok? Speriamo che ci porti nel server di Amaterasu. Mi scusi, lei ha qualche info? Continua a sud per pianura del vento di Asuka. Nah. Mi sa che stiamo facendo un viaggio inutile. Però ha detto continua a sud. Se io vado al nord... Qua c'è un Agumon. Maledizione. Agumon, lei per caso ha qualche informazione? Questa galleria unisce il settore centrale, ovest ed est di Asuka. Quindi mi sa proprio di no. Padamon, dove sbugliamo qua? Giungla terra di Asuka. Aspetta che però forse... dai, più o meno. Ci siamo avvicinati a dove dovevamo arrivare, o meglio, ovvero al tempio. Quindi adesso entriamo nel tempio, ci facciamo nuovamente quel percorso e siamo nuovamente là.
Non so se è stata più sbrigativa come cosa, fatto totalmente a caso, se magari non sbaglio e vado nella direzione giusta, sarebbe anche meglio. Certo, fossimo sbucati direttamente qua, non è più un Oinkmon. Prima c'era un Oinkmon qua. Eh? Avete visto il Capitan Ichiro? Salta sempre gli allenamenti. Non ho idea di chi sia. Dobbiamo tornare ad Amaterasu? A questo punto, o devo obbligatoriamente tornare a Qinglong? Allora, dobbiamo parlare con Kart. Kart stava ad Amaterasu. Quindi io direi di tornare ad Amaterasu, visto che comunque sembra che siano ritornati tutti normali. Almeno spero. Perché questo gioco poi alla fine è fatto così, ti mette in condizioni di fare avanti e indietro. Adesso tu pensi, devo tornare là, parlare magari con Kate, fare qualcosa, quando invece non è più così, dobbiamo andare semplicemente verso Amaterasu, quindi dirigiamoci ad Amaterasu, dai, poi nel caso torniamo indietro, anche perché questo gioco mi sta facendo fare mille, mille volte la stessa strada. Comunque sì, sono tornati tutti quanti normali. Quindi penso che anche qua ad Amaterasu adesso si dovrebbe essere risolto tutto il problema. Il che significa che dovrebbe esserci anche il negozio, il black market disponibile. E se c'è il negozio disponibile, tanta roba. Non ho letto la prima parte. Ora dobbiamo aspettare la riparazione. Quindi stanno riparando qualcosa. Sono felici che tutti sono tornati normali. Ok, la riparazione. Ora riposiamo. Giocherò ancora con lui. Con chi? Quando? Dove? Negozio. Black market. Ci posso entrare? Sì, posso entrare nel black market. Più, mi sento un uomo. Di nuovo. Ah, mi sento un uomo nuovo. Ok, al lavoro. Abbiamo anche qualche oggetto. Guarda. Assolutamente sì, voglio vedere che roba avete qua. Davvero? Non voglio tornare, Oinkmon. Ok. Boom! Questa è l'armeria. L'unico che mi aumenta un po' la difesa con Agumon è questo, ma non ne vale assolutamente la pena, mi va a diminuire tutto il resto. Pensavo aveste qualcosa di meglio. Certo, potrei equipaggiare gli altri con roba migliore, ma no, non mi va di spendere bit in questo modo. Piuttosto, qua sopra dovrebbero esserci, oltre le capsule che recuperano 5.000 punti vita, quelli che refullano completamente la vita, giusto? Qua vendono i chip. Aumenta il PF max, la forza. Ok. No, qua non vendono chip, diavolo. Resistenza alle tenebre. Alcune costano di più, alcune costano di meno. Ad esempio, quello lento costa molto meno rispetto a quello acqua o addirittura quello mentale. Ok, probabilmente perché questo aumenta anche qualcos'altro. Ma non andrei a spendere onestamente tutti sti bit in queste cose. Però mi ricordavo ci fossero le capsule, quelle là super extra potentissime. Fantastico! Alle migliori armi. Insomma, non proprio. Non proprio. E qua non so nemmeno se c'è pure l'asta a disposizione. Speravo però effettivamente ci fosse qualcosa di più utile. Dai, che mercato nero è? Mi ricordavo davvero che ci fosse qualcosa di meglio. A questo punto io cercherei Kart. Kart che sta magari qua, perché l'abbiamo incontrato qua dentro, è rimasto qua dentro. Sì, sono rimasti tutti qua dentro, quindi Teddy, l'onda digitalizzante che trasforma in Oinkmon. Chissà come funziona, devo saperlo! Siamo salvi, ora dobbiamo andare alla sala della matrice, che sarebbe?
Squall ce l'hai fatta, Carter è tornato normale. Potrà correggere il programma, così torneremo nel mondo reale. Ah, finalmente. Grazie di tutto, Squall. Prego. Sto controllando la sala della matrice, ma qualcosa sta disturbando il sistema da fuori. Qualcosa si sta infiltrando nel mio sistema. Devo essere nel sistema di amministrazione della rete ottica. Forse il piano della OA non è fallito. Dunque? Che dovrei fare io? Perché non mi date delle info? Che devo fare? Niente? Dobbiamo tornare a casa tua? La tua base? Base dei ribelli? Non lo so. Proviamo a chiedere info a loro? Oink, oink, oink! Ops, ho ancora questa abitudine presa come Oinkmon. Anche tu? Bene, siete tornati. Voglio tornare al mondo reale, ora. Qua nell'arena? C'è qualcosa da fare? Sono contento che siamo di nuovo normali. Grazie, ti siamo debitori. Prego. Quindi? Niente. Che voleva la OA? Non lo so che voleva la OA. Conquistare il mondo, ha detto più volte. Dobbiamo entrare qua dentro per caso? Questa è la sala principale, non è che dice che c'è cosa qua, anche cliccando non mi fa fare nulla. Non ho assolutamente idea di dove devo andare, non mi hanno dato un'informazione utile. Maledizione, Kart! Siete ritornati tutti quanti normali e non siete più Oinkmon, ok, va bene. Ma io che diavolo devo fare? Dove diavolo devo andare? Perché non danno delle informazioni decenti? Provo a parlare di nuovo con Lisa, vediamo che se magari Lisa mi dice qualcosa. Si è triggerato magari qualche evento con Lisa, non lo so. Lisa, no, dobbiamo aspettare la riparazione. Guarda, io aspetterei volentieri la riparazione, ma perché? Perché dobbiamo aspettare la riparazione? Voglio un'informazione su dove dobbiamo andare, a meno che devo veramente riposarmi, tipo fare una sosta all'in. Proviamo anche questo. Anche se dubito che sia così, io provo a riparlare con loro, non mi sarà sfuggito qualcosa, non lo so. Ma qual è questa sala della matrice? Scusatemi, non ho idea di cosa stanno parlando, non ho presente quale sia questa sala della matrice. Assolutamente, devo tornare ad Asuka? Devo fare qualcosa ad Asuka? Perché non me lo dicevano prima che devo fare qualcosa ad Asuka? Proviamo a riposarci. Boh ragazzi, l'unica cosa che mi viene in mente è quella di tornare ad Asuka. Non ho idea se funzioni tornare là, se là c'è qualcosa da fare. Però dai, ero ad Asuka. C'ero tipo 15 minuti fa ad Asuka. Perché mi dovete fare ritornare nuovamente là? Dovremmo essere sul finale di questo gioco. Penso che manchi davvero poco. Dovremmo semplicemente riportare tutti alla normalità, cioè l'abbiamo fatto, provare a ritornare nel mondo reale, sconfiggere il boss finale, che a sto punto non so se si trovava qua a Digiworld o nel mondo reale, non ricordo assolutamente. Dopodiché, storia conclusa, non penso manchi poi così tanto alla fine.
Comunque ragazzi, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto, visto che mi hanno fatto fare avanti e indietro, indietro e avanti, e ancora devo fare avanti e indietro e probabilmente indietro avanti nuovamente. Sono parecchio stanco a fare la stessa strada, quindi lo faccio nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio ci vediamo ad Asuka, sperando che sia là effettivamente il luogo dove dobbiamo fare qualcosa. Io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!